Benvenuti in questa nuova puntata di Assassin's Creed Odyssey, la 22esima, se non sbaglio. Oggi facciamo una puntata più breve. Seguo il consiglio che mi avete detto in live, ragazzi. Proverò a fare una puntata più breve a vedere se è più digeribile da seguire, ragazzi. Quindi, pertanto, vi chiedo subito, partiamo subito, vi chiedo subito un like per il Palio 83. Iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanellina, seguitemi su Facebook, ma soprattutto su Instagram. Io so che dovevamo andare ad Atene, ragazzi. Dovevamo andare ad Atene, quindi direi di prendere subito. Qua abbiamo un inventario. No, via, veloci. Missioni. No, andiamo nella mappa, mappa, mappa. Eccola qua, infatti, c'è il segnalino là. Viaggio rapido, instant e si parte. Subito così, appena arrivato quel viaggio rapido. No. Cavolo, sta succedendo qua da Atene, ragazzi? Abbandonati dagli dèi addirittura. Ma c'è una specie di peste qua, penso. Sono curioso di sapere cosa voleva questo. Ippocrate, è un bene che tu sia qui. Lo è? Guardati intorno. Atene sta morendo. Non c'è proprio niente che si possa fare. Ho cercato di alleviare le sue sofferenze. La pestilenza si diffonde con le escrezioni dei malati. Ne sono certo. Bisogna bruciare i corpi. La tua compassione per la gente mi colpisce sempre. Purtroppo posso solo donare C'è la compassione. peste, ragazzi. Gli dèi mi hanno mostrato quanto sono diventato arrogante. Siamo solo dei mortali, e gli dèi ce lo ricordano appena ne hanno l'occasione. Mi serve aiuto per bruciare i corpi, Alexios. I fanatici si aggirano per le strade tentando di ostacolare il mio lavoro. Che fanatici? I seguaci di Ares, idioti superstiziosi. Credono che bruciare i corpi sia un sacrilegio e mi hanno attaccato. Riesci a crederci? I seguaci di Ares non mi preoccupano. Ti aiuto a bruciare i corpi. Ok, andiamo a bruciare i corpi. Dai, oh, ce l'ho fatta. La via verso l'Ade ti sia agevole. Che palle, arriva questa qua. Perché hanno tutti questi cani qua che mi vogliono attaccare? Dai, buoni, buoni. Un altro corpo al sicuro dai fanatici. Ok, possiamo andare avanti. Che brutta che è Atene, però con questa atmosfera qua, veramente brutta. Un'atmosfera così cupa mi mette molta tristezza. Alexios, sei tornato. Devo scappare, scusami. Aspetta, dove? Torno presto. Ci vediamo da Aspasia. Anastasia? Che sia troppo simile a me. Andiamo da Anastasia. Aspasia. Oh, Alexios, sei tornato ad Atene. Certo. O a quel che ne resta. Il mondo che abbiamo costruito si sgretola ai nostri piedi. Sì, beh, ho visto. Sembra di essere su un campo di battaglia. C'è la stessa violenza. Vogliono la testa di Pericle. Come se dovesse saper gestire questa catastrofe. Nessuno può essere pronto alla fine del mondo. Oh, sono qui per addirittura. parlarti. Ho scoperto delle cose su mia madre.
il suo nome, la sua nave. Alexios, non è il momento. Pericle sta morendo. Non vuole vedermi. Non lascia entrare Ippocrate nella sua stanza. Farfuglia solo di tornare al suo prezioso Partenone. Pericle è un uomo forte. Di certo resisterà alla malattia. Hai sentito la folla. Non può più difendersi. Morirà senza gloria. Atene lo ha conosciuto molto più a lungo di quanto non conosca questa pestilenza. Lui le ha dato voce. I traguardi che ha raggiunto parleranno per lui. Ah, Pericle sì. Ha bisogno di cure. E solo gli dei sanno perché non mi fa entrare. Ha rispetto per te. Potresti andare da lui. Posso provarci. Va bene. Se lo farai, troverò il tempo per parlare di tua madre. Ma ora ha bisogno del tuo aiuto. Vale la pena tentare. Dove? Ecco sopra. Pericle, caro, arrivo. Cosa c'è, Pericle? Tutto a posto, Pericle. Avanti. Mia luce, ti ho detto. Sono Alexios. Sì, vieni pure. È imbarazzante. Una persona così forte che mi vede in questo stato. Ammetto che non sembri più te stesso. Nemmeno io mi sento me stesso. Ti ho portato delle medicine. Ah, sì. Di solito. Quando è che ho preso le medicine io? Portarmele. Almeno sono vivo. Ma non posso dire lo stesso della mia città. No, in effetti no. L'ombra di ciò che era. Beh, ora appartiene a Cleone. Sarà lui a risollevarla da questo stato pietoso. Voglio vederla coi miei occhi. Vieni sul balcone. Sì, ma tu hai la peste, io vorrei stare un po' distante da te, eh. Non ho bisogno di... Non riesco nemmeno ad alzarmi per guardare la morte in faccia. Ti rimetterai presto se lascerai che Ippocrate ti curi. È la mia ora. La pestilenza non fa favoritismi. Temo di aver deluso Atene. La sua gente. Aspasia. No, non è così. Sei gentile, ma ho perso. Aspasia ha bisogno di protezione, così come la città. Credevo di aver compiaciuto Atena, ma pare non sia così. Dovrei essere là fuori, nelle strade. Verresti aggredito. I cittadini sono in rivolta e Cleone non fa nulla per calmarli. Grazie agli dei, Cleone non mi vedrà in questo stato. Ma è tutto ciò per cui posso ringraziarli. Non ho più il loro favore. Gli dei hanno voltato le spalle ad Atene. Questo posto è irriconoscibile. Sembra il Tartaro. Il destino di Atene è segnato. Possiamo solo attendere. Dovresti tornare dentro. Hai bisogno di riposo. Dovrei tornare nel Partenone, il mio più grande lascito ad Atene. Ci serve il favore degli dei. Ma Aspasia... Aspasia ha ragione. Ha quasi sempre ragione. Ma non so questo. Sì, tornerò dentro. Grazie, Alexios. Dì alla mia Aspasia che ho fatto il bravo e ho preso le medicine. Lo farò. Pericle mi ha fatto entrare. Ha preso le medicine senza lamentarsi. Fate bravo, bambino. Grazie. Prego. Qualcosa non va? Febe doveva già essere qui. L'ho vista tra la folla. L'hai inviata da qualche parte? L'ho mandata da Anastasio a cercare un traghetto. Appena Pericle sarà in forze, lasceremo Atene. Dobbiamo farlo. Ma non è più tornata. Sono sicura che sta bene. Pericle ti ha riferito le mie parole sulla setta ad Atene. La setta. Credevo fosse la malattia a farlo delirare. È vero. Ma Febe sa cavarsela. Tornerà. Speriamo. Vado a cercarla. Dov'è la casa di Anastasio? È appena oltre l'Odeon di Pericle. Caire. La sua casa è ad est di un teatro, quindi andiamo verso est, quindi per di qua, ragazzi. Vara morte che sta facendo la peste qua, ragazze.
Sono tutti malati, mezzi morti qua. A parte io, che io... i topi! Sono i topi, ragazzi! Faccio un tesoro, rubiamolo, non si sa mai! Per gli dei, cos'è successo qui? Un bordello? È disumano. Hanno voluto inviare un messaggio. Su WhatsApp? Pare che Deimos stia tenendo fede alle sue minacce. Mia sorella, le mie care sorelline. Non male che Febe non era qui. Spero che stia bene. Spero. Proteggi Febe dalle guardie della sette. Oddio. Arrivo, Febe! Febe. No! Ehi, fermi! Ehi, tu, ferma! Febe! Non so come faccio a giocare così, ragazzi. Ragazzi, il male è che non vedo Febe. Febe! No, no. Ti prego, ti prego. Terra, madre di tutto. Io ti saluto. Mi dispiace. Viene da piangere. Alexios, stai bene? Devo parlare con Aspasia. Prima dobbiamo trovare Pericle. È scomparso. Non me ne frega un cazzo! Ditemi dov'è Aspasia! Alexios! Mi dispiace. Febe. Aspasia è andata a cercare Pericle al Partenone. La troverai lì. Credo sia meglio seguirlo. Sì, amico mio. Sono d'accordo. Credetemi, ragazzi, sono rimasto ammutolito. Non mi aspettavo una svolta del genere della storia. Ero abbastanza convinto che Febe rimanesse al mio fianco, anzi, che fosse diventato il mio erede, dato che voleva diventare come me, che voleva l'Aquila, anche lei come Icaro. Invece, a quanto pare, no. Ah, eccola qui, la signorina. Eccoti, Alexios. Presto, Pericle potrebbe essere dentro. Che ti prende? Febe è morta a casa tua, la sette ha ucciso Febe. No, non mi sento di dargli la colpa, penso a me. Ma è colpa anche mia. Per le scorse puntate le avevo permesso di seguirmi e darmi una mano in queste svolte, ma se gli dicevo di no. Quindi non mi sento di dargli la colpa. Febe è stata uccisa dai soldati della setta prima che potessi raggiungerla. No, no. Febe è morta per strada, da sola. No, tu l'hai trovata. Non era sola. Io lo so quanto ti fosse amica. Non permetterò che la facciano franca. Devi combattere per lei. Aspasia, sei qui? Ci sono tracce di Pericle? Se è qui, sarà dentro a pregare. Si è rifiutato di rimanere nella villa. La situazione è ancora peggiore nell'Agora. È un disastro.
Ora agiamo. Parleremo più tardi. Pericle. Presto! Che cacchio sta succedendo in questa puntata qua, ragazzi? Distruggerò tutto quello che avete creato. A te è mia. Pericle! Fuori dai piedi! Anche mia sorella adesso si mette in mezzo. Ora tutto è perduto. Ucciso anche il capo della terra. Era un grande uomo. Forse più grande di quanto non sapremo mai. Che puntata, ragazzi! Dobbiamo portarla via da Atene. Useremo la mia nave. Dobbiamo andare. Non lasciamo che muoia invano. Mai. Dobbiamo fare in fretta. Statemi vicino, per sicurezza. Che strana sta... No, che sono amici quelli. Fermi! Leone ha ordinato che nessuno lasci Atene. E vuole che gli sia consegnata Aspasia. Non succederà. Andiamo! Non lasciateli andare. Avanti con la morte! Vattene! È tutto a posto ora. Andiamo. Noi restiamo qui, Alexios. Cosa? Perché? Il mio lavoro è qui. Non posso abbandonare gli ateniesi in questo stato. Non ti serviamo per proteggere Aspasia. Lascia Atene a noi. Atene, la città è persa. Non è più l'Atene che conoscevate. È per questo che devo restare. Ricominceremo da capo. Sei sicuro? Ho vissuto come un ateniese e morirò come un ateniese. Allora fate una cosa per me, entrambi. D'accordo. Recuperate il corpo di Febe. Donatele una sepoltura adeguata. Tutto quello che merita, e anche di più. Grazie. Dobbiamo andare, Alexios. Mi aspetto di rivedervi entrambi, vivi! Più ci allontaniamo da Atene, più tutto sembra tranquillo. Come se regnasse la pace. Ma sappiamo che non è così. Mi dispiace, Aspasia. Per Pericle. E per Atene. Non devi scusarti di nulla. Non farlo. Ho fatto tutto il possibile per proteggere la gente. Nessuno pensa il contrario, Alexios. La setta di Cosmos aveva un piano che non abbiamo saputo interpretare. E ha colpito al momento giusto. Farò implorare pietà a ognuno di loro prima di ucciderli. Quel momento arriverà. Ora pensiamo al futuro. Sai dove andare? In realtà speravo che mi aiutassi tu. Sì, certo. Questa donna... Fenice. La sua nave si chiamava Canto della Sirena. Fenice? Sì, conosco il nome. Secondo le ultime notizie, la sua nave era ormeggiata all'isola di Nasso. Allora andremo a Nasso a incontrare Fenice. Bene, ragazzi, una puntata un po' triste, molto triste, perché abbiamo perso la nostra cara amica, abbiamo perso Febe, ragazzi, quindi mi ha rattristito abbastanza questa puntata qua, ragazzi, perso Febe,
abbiamo perso Atene, abbiamo perso il Pericle, il capo di Atene. L'unica nota positiva è che ora ci stiamo dirigendo verso l'isola di Nesso, si chiama? Nasso. Per trovare nostra madre, in teoria, incontra Mirina. Quindi nella prossima puntata andremo a trovare la mammina cara. Io spero che la puntata vi sia piaciuta, però prima di andare, ragazzi, io volevo darvi una informazione. Ho cambiato momento, la metto alla fine l'informazione. Io ho cambiato 5 macchine, ragazzi, fino adesso. Ho avuto 5 macchine. Io vi chiedo di lasciarmi un pollicione se vi è piaciuta la puntata così corta, ragazzi, la porterò ancora sempre più corta così, se vi piace questo format. Ci vedremo nella prossima puntata o nella prossima live. Ci vediamo, ragazzuoli, ciao ciao.